collega amico Roberto Dorazio dell'Ufficio Legislazione Straniera della Camera dei Deputati, che è anche l'autore di uno dei commentari al codice della privacy, nonché del commentario del regolamento che sta per uscire. E quindi grazie Roberto per questo momento. Grazie a te per questa occasione, qui è anche per me, è anche per me occasione di aggiornamento, di apprendere anche cose che non, generalmente non si sanno. Chi lavora in Parlamento a volte è un po' come il personaggio standaliano della battaglia di Waterloo, che non riesce a vedere quello che è pieno della battaglia, ma non riesce a capire quello che sta succedendo. Quindi quando si esce e si frequentano queste occasioni si compone un po' il quadro. In realtà non avrei qui il titolo per formulare delle opinioni sulle soluzioni di fondo che sono state adottate in relazione allo schema di decreto, se non per, diciamo, esprimere l'ammirazione per l'opera meritoria che i componenti della Commissione hanno svolto, affrontando un compito molto complesso e in termini di tempo assai angusti. E in altri Stati membri, come è stato anche ricordato, ci si è mossi con anticipo, a volte con largo anticipo, e questo non è stato possibile in Italia, quindi non, forse non è stato possibile come in altri paesi sedimentare con maggior tempo le scelte. E che dire, sembra quasi un destino peculiare della legislazione dei dati personali di essere approvata all'ultimo momento. Ricordo che la legge 675 del 96 porta la data del 31 dicembre e che fu contestualmente corredata da una delega, da una legge delega che appunto occorreva per portare a maggiore compiutezza il testo appena approvato. Quindi fu approvata in zona Cesarini, ricordo un giudizio molto sferzante del professor Castronovo, zona Ludibrio addirittura, quindi diciamo ci sono precedenti da questo punto di vista. Io confesso che la scelta di mantenere in vita il codice dati personali, di cui in quel momento era stata prospettata, come abbiamo sentito, l'abrogazione tout court, a me non era dispiaciuta, molto superficialmente e istintivamente. È probabile che ciò sia dovuto alla istintiva, ingenua impressione di rassicurante sistematicità e solidità che la forma e via stessa di codice trasmette. E d'altra parte lo stesso codice del 2003 fu a sua volta una misura di consolidamento e di semplificazione, quindi dall'esterno dell'officina della Commissione la sua revisione anche radicale mi appariva sufficiente ed allineata ai criteri posti dalla legge di delegazione che appunto tale semplificazione prevedono. Evidentemente mi sbagliavo. Peraltro non escludo che la sensazione di sollievo suscitata dalla sorveglianza del codice sia dovuta al fatto, come ricordava Giorgio, di essermi precedentemente dedicato tra molti a farne materia di specifico studio. Quindi si tratta comprensibilmente di una naturale proiezione affettiva che risente della improvvisa scomparsa del suo oggetto, ma avrebbe dovuto mettermi sull'avviso che riuniti nella commissione c'erano tra i maggiori studiosi della materia che avrebbe avuto ben più forti ragioni per mantenere in vita il codice. Quindi è evidente che l'opzione iniziale ha avuto una motivazione oggettiva nella minuziosa opera di confronto, di compatibilità tra il nostro codice e il regolamento. Il risultato è che pur mantenendolo il codice si è dovuto svuotare per adattarlo al regolamento e quindi si è instaurato un sistema duale o tripartito, se vogliamo considerare il decreto ora all'esame, e nel contempo asimmetrico, imperniato sulla nuova disciplina europea e sul codice come modificato, le cui residue previsioni inevitabilmente non possono soddisfare la aspettativa di organicità che dalle codificazioni generalmente si attende. Pare dunque lecito sperare che ci possa essere una maggiore organicità della disciplina complessiva, che potrà giovarsi anche di interventi migliorativi in futuro, trattandosi peraltro di una materia in cui non è possibile la cristallizzazione del dato normativo. Peraltro, raccogliendo degli spunti che appunto abbiamo ascoltato, ritengo che se la chiarezza della legge, per così dire, la sua maneggevolezza devono ritenersi obiettivi essenziali, questo in assoluto, ma ancor più in una
materia in cui si accura che la tutela dei dati non comporti costi rilevanti, non incrementi il cosiddetto red tape, non si risolve un aggravio per le imprese, specie di piccola e media dimensione. La qualità delle disposizioni è un aspetto non residuale, anzi ha una grande incidenza. E lavorando nella fabbrica delle leggi, non posso trattenermi dal prendere spunto da un aspetto, mi rendo conto, del tutto incidentale, minimo e apparentemente marginale, come la numerazione degli articoli. Ma il mio vuole essere un caveat, benché vi sia, a quel che si sente dire, un ritorno degli studi classici nelle scelte scolastiche, io non credo che tutti gli operatori si trovino a loro agio con gli ordinali latini. Sappiamo bene che è una prassi di drafting di solito usata per enumerare provvisoriamente le disposizioni in attesa del coordinamento finale e della numerazione definitiva, però vi sono stati casi in cui non si è evitato che finissero in gazzetta ufficiale provvedimenti redatti in modo che ne hanno impedito sostanzialmente l'agevole leggibilità. Se si consulta ad esempio il testo unico bancario, giunti all'articolo 69, mi sembra in tema di liquidazione coatta amministrativa, ci si imbatte nella sua sequenza che si inoltra nel novies, decies, vices, vices semel, cioè si tratta di riferimenti normativi, come dire, di questi tempi non sarebbe facile twittare. Peraltro il codice del consumo mi pare si limiti a contemplare nel suo articolato un quinquies, mentre lo schema di decreto sulla privacy si spinge fino al sexies, decies, quindi potrebbe dirsi che il suo sia per ora un latino intermedio, se mi è perdonata la battuta, che come il motto di spirito freudiano ce l'ha un desiderio, ed è quello appunto di un adeguato assestamento formale della disciplina. Non trascurerei questi aspetti, che possono sembrare appunto minimi, specialmente in un ambito in cui da diversi anni, non soltanto in Italia, si parla della necessità e della difficoltà di introdurre, di consolidare una cultura della privacy. Allora, se questo è l'obiettivo che si vuole raggiungere, forse non richiederà l'opera pedagogica da parte del legislatore, ma certo implica il suo sforzo di farsi capire facilmente. D'altra parte, questo anelito sistematico che gli estimatori della codificazione possono avere non è che venga pagato vis-à-vis con il regolamento. A parte il neo di alcune imprecisioni lessicali che sono in certa misura inevitabili nella poderosa opera di traduzione multilingue degli atti comunitari, ma cui tra l'altro si è posto rimedio con la rettifica formale dello scorso 19 aprile, nel testo si alternano prescrizioni di tenore variegato, alcune dettate per essere finalmente applicate, altre che non avrebbero sfigurato in realtà in una direttiva perché lasciano margini più o meno di apprezzamento, più o meno ampi di apprezzamento per alcuni ambiti, il legislatore francese si è preoccupato di contarli, sarebbero 56, o comunque richiedono l'intervento puntuale del legislatore nazionale, non per il rango formale della fonte, ma per il contenuto sostanziale delle sue previsioni. Senza trascurare poi che del testo normativo europeo è parte integrante il corposo preambolo, composto da un numero di considerando maggiore di quanti siano gli articoli, in rapporto di 173 a 99. Per parafrasare il titolo di un libro molto bello e magistralmente tradotto dal tedesco da Cristina Vano, si è in presenza di un prolungato canto della legge, di Das Lied vom Gesetz, che la precede, chiarendone gli obiettivi e nel contempo integrandone le previsioni. Al punto che se per assurdo si espungessero dal testo normativo queste sue articolate premesse, probabilmente non sarebbe possibile ricavarne la nuda legge, cioè quella che la Costituente di Parigi del 1792 pretendeva di ottenere decidendo che da quel momento in poi le leggi e i decreti sarebbero stati pubblicati senza preambolo. E dunque a tutti è apparso chiaro con la pubblicazione del regolamento, che tutti abbiamo compulsato, che il passaggio tra una unificazione a livello legislativo e una effettiva uniformazione avrebbe dovuto realizzarsi soltanto attraverso l'attivo e fattivo contributo a livello legislativo, giurisprudenziale e applicativo, senza il quale sarebbe prevedibile il permanere e forse anche il moltiplicarsi di diversi livelli di tutela del cittadino europeo ai fini della protezione dei dati. Sarà quindi interessante compiere, appena si sarà stabilizzato il panorama legislativo, una ricognizione delle soluzioni adottate nei diversi provvedimenti.
Al momento può notarsi che in Francia, per ragioni simboliche abbastanza tipiche di quella cultura, si è ritenuto di dover tenere in piedi il monumento della legge del 1978, sottoponendone il contenuto a un lavoro di fitto intarsio legislativo per adeguarlo al regolamento. Perché la legge informatica e libertà di 40 anni fa appare ora come la conchiglia abbandonata dal suo precedente inquilino in cui si sia installato il paguro, cioè il regolamento, ed ora si dovranno adeguare gli strumenti di analisi, se è lecito questo paragone, al passaggio dal gasteropode al crostaceo, evidentemente a diversi connotati, diversi obiettivi e con ben altra dinamicità e in grado di portare il suo guscio in direzioni non tutte già prima percorse. Minore deferenza ha avuto il legislatore tedesco per il non meno venerabile Bundesdatenschutzgesetz del 90, provvedendo ad abrogarlo e a sostituirlo in blocco, seppure recuperando alcune importanti previsioni, con la legge approvata l'anno scorso in luglio, la prima ovviamente ad essere approvata dagli Stati membri. Essa rappresenta il punto di equilibrio raggiunto in realtà dopo un articolato dibattito pubblico e anche dalle istituzioni, che ha visto schierati in prima fila in posizione molto critica i garanti federale e i garanti dei Länder, e attorno ad un primo testo che forse risentiva, si può ipotizzare, anche della sua predisposizione all'interno del Ministero degli Interni, e che nelle maglie delle disposizioni di adattamento al regolamento inseriva disposizioni in realtà ritenute limitative di diritti individuali e che nel contempo invece ponevano obblighi meno stringenti per l'uso del big data. Singolare è stato il caso austriaco, in cui il legislatore, nell'approvare il Datenschutzanpassungsgesetz di quest'anno, ha dovuto affrontare lo scoglio della maggioranza parlamentare qualificata che la Costituzione austriaca richiede per l'approvazione di leggi costituzionali o di leggi ordinarie che contengano disposizioni di legge costituzionale. E quindi in questo caso c'è stato un momento in cui sembrava che potesse soltanto emendare la legge vigente e non abrogarla, con il risultato che la previsione che era presente nella legge vigente, quella sulla tutela dei dati delle persone giuridiche, perché l'Austria come l'Italia si era avvalsa degli ammaggi di libertà lasciati in questa materia dalla direttiva del 95, non avrebbe potuto essere abrogata e si sarebbe trovata in contrasto con il regolamento. Come è noto, noi abbiamo risolto questo problema nel 2011, quando con un tratto di penna, con il decreto Salva Italia, in tempi di spread, si è, senza un grande dibattito devo dire, si è cancellata questa previsione, ritenendosi che potesse essere di intralcio alle attività produttive in un momento delicato del nostro paese. Lo sforzo di ricomporre la disciplina più organica, una disciplina più organica, lo ha compiuto il legislatore spagnolo, che si è avvalso della possibilità di inserire elementi del regolamento all'interno del testo normativo secondo i criteri stabiliti dal considerando numero 8, e infine, in questa sommaria carrellata, faccio riferimento al Regno Unito, in cui lo scenario della Brexit ha ovviamente aleggiato sul dibattito che riguarda il Data Protection Bill di imminente approvazione e che è destinato a far parte, almeno secondo i programmi, del cosiddetto Retain EU Law, cioè il patrimonio giuridico di fonte dell'Unione Europea destinato a sopravvivere al distacco britannico. Sul tema ha avuto sviluppo una tesa dialettica tra le due camere di Westminster, per la verità soprattutto con riguardo alla questione del trattamento dei dati personali nell'ambito di inchieste giornalistiche e delle restrizioni prospettate nella relazione conclusiva della Leveson Inquiry, che aveva nel 2012 accertato gravi violazioni della privacy da parte della stampa e aveva anche rilevato la insufficienza delle garanzie. Pare tuttavia significativo che delle 30 sconfitte parlamentari subite dal governo presso la Camera dei Lords in questa sessione parlamentare, 4 siano relative all'esame del Data Protection Bill, che viene secondo in classifica subito dopo le 14 votazioni contrarie
alla European Withdrawal Bill, cioè la legge che appunto dovrebbe disciplinare la Brexit. Mi fermo, credo di aver esaurito il mio tempo, soltanto per fare così un riferimento molto breve a un aspetto del regolamento e dello schema che riguarda i codici di condotta, per meglio dire le regole deontologiche, come sono stati ridenominati, che si profilano come uno strumento molto importante anche proprio per raggiungere una uniformità, non dico normativa, ma di tipo operazionale all'interno dell'Unione Europea, ed essendo i codici di condotta anche un veicolo di ultraattività del diritto europeo nel caso di trasferimento dati all'estero, potrebbero esserlo anche fuori dell'Unione Europea. Mi sembra che per quanto riguarda il problema del dialogo transatlantico, come lo si chiama eufemisticamente in questo campo, il confronto scientifico e istituzionale si sia molto fondato sulle regole di protezione dei dati e sui loro fondamenti, laddove appunto la costituzione di una base condivisa di criteri operazionali potrebbe essere di comprensibile importanza, e su questo i codici di condotta hanno un ruolo fondamentale, anche perché, da quello che appunto si legge specialmente nella dottrina dell'oltreoceano, oltre all'aspetto giuridico e all'aspetto tecnologico, si profila sempre di più l'importanza della cosiddetta data ethics, cioè di una etica della prassi che in qualche modo sia il fattore unificante dei comportamenti di coloro che trattano i dati.